Perdere così fa male, Zeman. Perdere così fa male, a parte che eravamo tre volte in vantaggio, compreso i rigori, e non abbiamo approfittato. Però a me mi preme più la prestazione, nel senso che dovevamo giocare a vincere, purtroppo dopo 2-1 non abbiamo giocato per vincere. Pescara era un po' stanco, forse più stanco del Foggia, al conti fatti? Non credo, ma purtroppo, ripeto, ci manca la mentalità vincente. Una partita da giocare, dove si è in vantaggio, bisogna giocarlo. Noi poi ci siamo ritirati tutti giù, aspettavamo che ci fanno un gol. Sull'azione dell'1-1 al 96esimo, una rimessa laterale giocata malissimo che ha permesso a Delio Rossi di fare quel cambio per guadagnare 30 secondi. E purtroppo si sbaglia il calcio. Il calcio è così, poi anche lì perdere a rigore, si perdono mondiali, possiamo perdere anche questa. Dispiace perché è un anno praticamente per Pescara perso e pensavo che si poteva e doveva fare di più. Zeman resterà a Pescara? Ne parliamo. Una domanda da studio e salutiamo il mister Fabio e Massimo. Beh, la domanda la fa Fabio. No, vabbè, al mister chiaramente lo saluto, mi dispiace tanto e credo che ha fatto il massimo non solo dal punto di vista tattico ma anche dell'entusiasmo che è riuscito a ricreare nell'ambiente. Dice Fabio Ferraresi che ha fatto il massimo sia dal punto di vista tattico che dell'entusiasmo che è riuscito a ricreare. Aggiungo io, vuole dire qualcosa ai 20.000 tifosi che erano presenti questa sera? Vabbè, io voglio ringraziare la gente che è venuta a fare tifo, ma... Ripeto, io prendere così mi fa male.